La polemica contro la visione antropocentrica continua nella quinta strofa. Questa si apre con un'ampia similitudine con cui Leopardi istituisce un parallelo tra uomini e formiche. Come la caduta di un frutto giunto a naturale maturazione distrugge un formicaio, così un'eruzione vulcanica, prodotto di fenomeni geologici che si sottraggono al controllo umano, è in grado di devastare le costruzioni realizzate dal paziente lavoro degli uomini. Secondo Leopardi, i due eventi sono sostanzialmente simili. Il fatto che la morte sia un evento più frequente tra le formiche che tra gli uomini è solo un dato statistico e naturale. Il genere umano è meno soggetto alle stragi solo perché si riproduce di meno rispetto alle formiche, ma non per questo è più caro alla natura. Leopardi demolisce quindi la convinzione che l'uomo sia un essere speciale a cui Dio ha affidato il compito di dominare la natura e tutte le sue creature. In realtà, l'esperienza concreta, la sorte del formicaio schiacciato dal frutto e quella delle splendide città romane travolte dalla tempesta infuocata di cenere, di lapilli e di lava, eruttata dallo sterminator Vesevo, insegna l'esatto contrario. L'uomo è una creatura minima, fragile, esposta ai colpi di una natura nemica e matrigna.